In che modo? In quegli anni c'era un problema che era quello della raggiungibilità della destinazione, quindi i primi interventi del consorzio si sono incentrati soprattutto nel mettersi insieme diversi albergatori dell'isola per cercare di programmare dei voli charter, ma non solo, di prendere degli spazi anche su voli di linea, in modo da riuscire a fare una programmazione turistica che non sia una programmazione della on demand, quindi il turista che chiama e vuole venire in vacanza, ma programmare e immettere sul mercato un prodotto turistico come si dovrebbe fare. Il consorzio in questa attività, naturalmente qui abbiamo fatto una veloce panoramica di tutti i collegamenti che abbiamo cercato di sviluppare in questi anni, collegamenti non solo via aerea ma anche con collaborazioni con la Liberty Line per il collegamento da Trapani con l'Ariscafo. Questo ci ha permesso di creare un network che ci facilita così l'incoming su Pantelleria. Vado molto veloce perché abbiamo cambiato un po' il taglio della presentazione, quindi da un tavolo tecnico, quindi corro. Una volta organizzati i voli, il problema è stato quello di organizzare il prodotto, ovvero mettere insieme diversi operatori di Pantelleria, non solo del ricettivo ma soprattutto anche dell'indotto turistico, per riuscire a creare un pacchetto che sia rappresentativo dell'isola, rappresentativo in termini di tematismi, non in termini di posto letto. Quindi l'obiettivo del consorzio è stato quello di mettere insieme anche tutti quelli che sono gli operatori dei servizi del turismo. Questo ha portato circa a una collaborazione, come vedete, con circa 90 soggetti esterni su Pantelleria. Quindi il consorzio, non vedete, lo come un'attività chiusa ai propri soci, ma un'attività che a cascata va su tutto il territorio. La situazione di Pantelleria in questo momento. I numeri sono numeri positivi, nel senso che, come vedete, dal 2014 in avanti i numeri sono in aumento su Pantelleria. Un grande salto è stato fatto quest'anno, come vedete c'è un bel più 10% di arrivi, dovuti soprattutto a dei nuovi collegamenti aerei che si sono strutturati grazie alla compagnia Volotea, con cui il consorzio collabora fortemente. Ma c'è un problema, e lo vedete nel grafico in alto a destra, il problema è il picco di arrivi. Siamo fortemente legati a un turismo nazionale, il che significa che c'è una forte congestione dei servizi e del ricettivo nei mesi di picco. Questo cosa produce? Produce fondamentalmente probabilmente anche un servizio non di altissima qualità in quel periodo e visto che il nostro clima ci permetterebbe di lavorare in mesi che non siano quelli di picco, l'obiettivo qual è? Arrivo velocemente all'obiettivo, l'obiettivo è quello di destagionalizzare, quindi lavorare con mercati stranieri che ci possono permettere di lavorare nei mesi di spalla dell'alta stagione. Come si fa a raggiungere questo obiettivo? Intanto puntando sui tematismi, e qui arrivo al parco e al volano che il parco può essere per la nostra economia turistica e non solo, perché poi il turismo naturalmente si tira dietro tutto quello che è il mondo anche dell'agricoltura e dei prodotti tipici. I tematismi che il consorzio in questi anni ha cercato di promuovere non sono altro che i tematismi che il parco oggi ha l'opportunità di lanciare nel giusto modo. Parliamo dell'archeologia, parliamo del trekking, della mountain bike, del termalismo e dell'enoturismo, tutte attività che si legano al mondo del parco. Da uno studio fatto recentemente si evince che il modo migliore per destagionalizzare è puntare sul turismo attivo. Non pensate al turismo attivo come un turismo strettamente legato all'attività sportiva, il turismo attivo in questo momento deve essere visto come l'appassionato della mountain bike piuttosto che del trekking che va a scoprire nuovi territori sotto questa luce, sotto questa visione. E questo viene molto ben evidente nell'analisi che Touring Club ha fatto quest'anno. Pensate che i primi due turismi attivi diciamo presenti sul nostro mercato sono quelli legati all'escursionismo e al cicloturismo, due carte che Pantelleria può assolutamente giocarsi perché ha un territorio che si presta fortemente a tutto questo. Come fare? Come fare? Qui c'è bisogno di creare rete ma non solo, di creare anche quei eventi e quegli attrattori che possono attirare l'attenzione di quel target di mercato sulla destinazione Pantelleria. Il consorzio in questi anni ha cercato fortemente di sponsorizzare, promuovere e coinvolgere delle anche associazioni di Pantelleria per l'organizzazione di eventi sportivi come le gare di mountain bike, come l'evento dell'enogastronomia, il Pass Italy o la maratona di San Fortunato che viene fatta ad ottobre. Pensate che grazie a queste attività l'anno scorso siamo riusciti a portare a Pantelleria
quasi l'intera associazione sportiva della Ferrero sono venuti giù in 140 con un volo charter ad hoc a Pantelleria per 3 giorni solo esclusivamente per farsi una maratona a Pantelleria. Quindi questo è quello che il consorzio si pone come obiettivo e si sposa perfettamente con la mission che il parco deve avere. Vado un po' oltre perché per questa generalizzare, come vi ho detto prima, dobbiamo guardare i mercati stranieri. Ma giocare la partita singolarmente sul mercato straniero come Isola di Pantelleria è molto complicato, intanto perché non è così conosciuta sul mercato straniero, secondo motivo perché la raggiungibilità di Pantelleria, nonostante abbiamo degli aeroporti, però in fase di programmazione non è così semplice, perché mettere un prodotto turistico sul mercato straniero significa muoversi con almeno un anno e mezzo, se non 2 di anticipo. Io oggi non so, fra 1 anno e mezzo, 2, che voli ci saranno su Pantelleria o che combinazione di voli posso proporre all'operatore straniero. Quindi se non c'è questo tipo di programmazione risulta comunque difficile riuscire a proporre Pantelleria a un operatore straniero. Parlo di operatori perché a mio avviso è indispensabile discutere di operatori e non strettamente del turismo B2C, ovvero quello del cliente finale. Perché quel turismo lì è un turismo che probabilmente arriva dopo la programmazione di grandi operatori, quando la destinazione inizia a diventare una destinazione che ha una forte domanda, allora c'è anche un turismo del cliente finale che se lo va a cercare, ma fin quando su quel mercato straniero non c'è un grosso operatore che mette Pantelleria sul proprio catalogo e inizia a parlarne, difficilmente quel turista francese, tedesco, inglese potrà pensare a Pantelleria, se non delle piccole fette di mercato per diverse e varie ragioni. Curiosità personali, amicizie che sono arrivate sull'isola e ne hanno parlato. E quindi il consorzio è stato socio fondatore della DMO Isola di Sicilia. È una DMO che raccoglie tutte le isole di Sicilia, siamo circa 20 di soci, e abbiamo mosso i primi passi proprio settimana scorsa con la presenza alla Fiera del Turismo di Londra, VTM, in cui con uno stand che proponeva un grand tour delle isole di Sicilia abbiamo incontrato diversi operatori stranieri. E devo dire che questo tipo di taglio e di proposta turistica sul mercato straniero ha avuto un ottimo riscontro, non solo da parte degli operatori, ma fortunatamente anche da parte della Regione Sicilia, con il nostro assessore che era presente ed era molto contento di vedere che finalmente dei soggetti privati, senza attendere il pubblico, si siano mossi per poter aggredire un mercato. Vado in punti di forza e di debolezza dei tematismi che secondo me oggi Pantelleria deve e può offrire grazie al parco. E vi farò notare come punti di debolezza di questi tematismi, a mio avviso, sono semplicemente affrontabili in sinergia con il parco e risolvibili, tra l'altro. Parliamo dell'archeologia. Inutile dire che i nostri siti hanno un grande valore, ma cosa manca? Manca sicuramente un percorso di fruizione, di progettualità e tutela della valorizzazione dei nostri siti archeologici. Ma manca anche il percorso museale che può valorizzare tutte le scoperte archeologiche che il patrimonio di Pantelleria ha da offrire. Se guardiamo questo punto di debolezza, è chiaro capire che insieme a un ente come quello del parco o a un ente comunale si può affrontare questo problema per riuscire. Pronto del parco archeologico. Del parco archeologico, esattamente, perché c'è questa novità, è giusto che. È dimenticato. È un punto di massima che prima non potevamo discutere di noi. Che esattamente, quindi abbiamo aperto finalmente una strada da percorrere per riuscire a portare i nostri siti a diventare un punto di forza, un attrattore turistico. Il trekking, cosa dire? I punti di forza, abbiamo dei percorsi che sono spettacolari, ci permettono di andare dal mare alla montagna, passare tra vigneti e macchia mediterranea. Non è così semplice trovare un luogo in cui si riesce ad attraversare tutti questi ambienti. Sono circa 120 km di percorsi mappati, grazie al CAI, altro valore aggiunto nella mappatura. E il punto di debolezza, la carta turistica che finalmente si sta risolvendo, giusto Presidente? Spero che ci siamo, vedo che il Presidente non mi dice sì, ma si affida a nove vie. E quindi mi auguro, il bando è stato fatto, diciamo che dovrebbe essere per marzo, abbiamo il link ormai, ecco, diciamo che la prossima stagione vedremo i cartelli e quindi ci aiuterà sicuramente a far fruire ai turisti tutta la parte del trekking in maniera più semplice. Ritornando alla questione archeologica, l'assessore alla gatta, questo sta lavorando bene con il assolutamente lo sappiamo, come si chiama?
Non mi ricordo come si chiama. Sappiamo che sta sul pezzo, insomma, sta andando avanti. E l'altro punto di debolezza del trekking è l'abilitazione delle guide. Un argomento poco attenzionato, ma vi posso garantire che chi fa questo lavoro in maniera professionale, sottolineo professionale, ha una grande preoccupazione quando porta in giro i gruppi per i sentieri del trekking. Perché la normativa su questo argomento, da un punto di vista turistico, è abbastanza fitta e da diverse responsabilità che organizza un pacchetto turistico, quindi non avere una forte squadra di guide turistiche su Pantelleria è un grande limite per noi che siamo degli operatori del settore. Mountain bike, beh, si ripete un po' il discorso del trekking, splendidi percorsi, tra l'altro su questo devo dire che noi abbiamo fatto un bel pezzo perché abbiamo omaggiato ed è dentro. Abbiamo omaggiato al parco proprio quest'estate in occasione della gara di mountain bike, un progetto che è stato dal 2012, pensato un po', quando il consorzio albergatori con il sottoscritto invitò a Pantelleria Mirko Celestino, che non vi dirà nulla, ma è uno dei campioni nazionali di mountain bike, a mappare i percorsi, quindi l'abbiamo mappati con un campione nazionale che è rimasto entusiasta dei nostri percorsi. Quel sentiero. Esatto, e c'è un progetto che abbiamo donato con grande. Donato, non abbiamo chiesto nulla. Non ci mancasse. Diciamo che è stata un. Come vi appagate? Diciamo che è stata una bella. Chi mi doveva pagare? Era da anni che era in un cassetto e non veniva realizzato, quindi abbiamo approfittato di un momento per, diciamo così, donare il progetto e dire adesso fate i cartelli, perché è inutile che parliamo. Tu lo sai che fai parte dell'Associazione Volontaria della Libertà. Quindi... Come no, assolutamente, questa è la mia via. E la mappatura di questi percorsi ha permesso di definire tre percorsi, che sono i tre percorsi che vanno in tutte diciamo così, le aree dell'appassionato di mountain bike, quindi dal family, la passeggiata con i bambini, al cross country che è un sentiero un po' più duro, al freeride che è quello diciamo per fin troppo appassionati, ovvero discese a tutta birra, come si suol dire. Termalismo, io Pantelleria viene definita una spaccia aperta, inutile dire quello che può offrire da un punto di vista termale, ma mi soffermo sui punti di debolezza. Anche qui manca una cartellonistica che spieghi il sito, mancano i servizi igienici che in alcuni siti termali sono doverosi. Lì è impegnativo, lo so, ma adesso abbiamo un palco, quindi insomma. No, non è un palco, è un problema di dove mettere i servizi igienici. Metteremo dei servizi generi itineranti su un pulmino che si ferma alla Lavarolosa, inventiamoci qualcosa, ma inventiamocela. E la fruibilità di alcuni siti. Architetto paesaggista. No, lo dobbiamo affrontare prima o poi, se no questa tavola tecnica rotonda non porta risultati e quindi trova una soluzione. Ok. Potrebbe essere? Vedi, bene, nasce qualcosa. E la fruibilità? Fruibilità perché l'ho inserita? Al lago ci arriviamo, a Gadire ci arriviamo. Ricordo la grotta di Sant'Elia, un altro punto termale che oggi è chiuso per problemi di stabilità e che va affrontato questo problema. Dobbiamo riaprirla, è uno dei nostri gemelli e quindi è impensabile che rimanga chiusa. Ho finito, Salvatore. Volevo arrivare a dire cosa? L'enoturismo ve lo salto, allora. No. E arriva a dire cosa accomuna tutti questi tematismi. Il grande punto di forza sono tutti i tematismi all'interno di un parco nazionale. Non è dire poco, quindi questo è il vero valore aggiunto ai nostri tematismi. Ma cosa manca? E qui mi collego a chi mi ha preceduto, il dottor Mazzati. Manca una promozione unitaria di questo territorio. La promozione in questo momento è lasciata alle singole aziende o agli enti, ma c'è poca relazione fra uno e l'altro. Non vado oltre, ma dico che grazie alla carta di cui stavamo parlando prima probabilmente questo risultato lo potremmo raggiungere, mettere insieme diversi operatori, ragionare tutti insieme e puntare tutti insieme su un unico obiettivo, anche perché la promozione e la pubblicità di una destinazione turistica non è una cosa semplice, giochiamo veramente contro tutto il mondo, non è una partita che ci giochiamo in casa. E tutto qua, questo è quello che volevo rappresentare e questo è quello che spero faccia capire che insomma il parco lo vediamo assolutamente come un volano per i nostri tematismi e per vincere la partita del turista straniero a Pantelleria. Tutto qua.